L'ex regina Nur di Giordania era turbata dal suo imminente matrimonio con il re Hussein di Giordania e ha ammesso di essere preoccupata per essere un ostacolo per il suo futuro marito, secondo quanto riportato alla luce. Nur al-Hussein festeggia oggi il suo 71esimo compleanno. Ex regina Nur di Giordania, la filantropa di origine americana, era la quarta moglie e vedova del re Hussein di Giordania. Nata Lisa Nayib Alaibi, l'attivista ha vissuto a Washington 600 e New York prima di frequentare la Princeton University e laurearsi in architettura e pianificazione urbana. Allora Lisa era già una professionista affermata quando incontrò Hussein nel 1977. Stava lavorando come direttore della pianificazione e progettazione delle strutture per i servizi aerei arabi quando la coppia si è incontrata e ha stretto amicizia all'apertura dell'aeroporto internazionale Queen Alia, che prende il nome dalla terza moglie del re, Alia Tukan, morta in elicottero crash mesi prima. Hussein era ancora in lutto per la morte della sua terza moglie quando iniziò la sua amicizia con Lisa. La loro relazione sbocciò rapidamente in una storia d'amore e il re propose il 13 maggio 1978. Ma l'americano ha ammesso di avere dei dubbi, descrivendo la proposta al New York Times nel 1979. Sapevo cosa stesse dicendo, ma ero molto incerto su cosa stesse dicendo. Non ero sicuro che sarei stato esattamente ciò di cui aveva bisogno, che non sarei stato un ostacolo, essendo relativamente nuovo in Giordania perché è successo abbastanza rapidamente. Chiedendomelo, mi offriva l'opportunità non solo di amare lui e i suoi figli, ma di utilizzare al meglio ciò che avevo dentro di me. Nel suo libro di memorie del 2003 intitolato Leap of Faith, Memoirs of Unexpected Life, scrisse: non negherò che l'idea di essere la sua quarta moglie, o la quarta moglie di chiunque altro, mi preoccupasse. Ma ciò che ne seguì, a detta di tutti, fu una partnership di successo e sorprendentemente egualitaria, che durò fino alla morte del re e fu più lunga dei precedenti matrimoni di Hussein messi insieme. Bang!